proporre questa serata, questa presentazione in anteprima del libro di Franco Cobbato. Io non farò ovviamente le sue veci, io sono l'assessore alla cultura e dirò molto semplicemente quello che è l'antefatto, posso chiamarlo così, Franco. Allora, esattamente un anno fa, quando avevamo appena inaugurato questo meraviglioso museo della battaglia restaurato, Franco mi si avvicina e mi dice: guardi, assessore, che nella scuola di San Giacomo, la scuola Nazario Sauro, c'è il bollettino, una copia del bollettino della vittoria firmato dal generale Diaz. Beh, andiamo subito a vederlo. E mi ricordo che siamo andati a vedere questo documento e immediatamente l'idea è stata quella di trasportare quel documento in una sede più idonea, di fatto ora si trova qui al Museo della Battaglia, e quindi di collocarlo nella sede adatta. A quel punto c'è stata una cerimonia che io ricordo con simpatia, anche con affetto, perché insieme al sindaco quel giorno ci siamo presentati di fronte a tutti i bambini che hanno cantato l'inno nazionale, molto impegnati, e ci hanno dato appunto, incomodato d'uso, questo documento che ora è esposto in una sala attigua. Mentre noi come amministrazione abbiamo regalato una fotografia di Nazario Sauro, ovviamente il valore non è assolutamente paragonabile dello scambio e questo lo devo ammettere, una fotografia che a me aveva particolarmente colpito durante una mostra che era stata fatta qui al Museo della Battaglia poco tempo prima. E quindi la foto era quella di questo eroe della Prima Guerra Mondiale fotografato in prigione nel momento prima dell'esecuzione. Da qui la domanda che Franco mi pone: ma come mai questo documento si trovava nella scuola di San Giacomo? E nel momento in cui lui mi ha posto la domanda, ormai ho imparato a conoscere il nostro ricercatore, ho immaginato subito che ci sarebbe stato un seguito, che la storia non era assolutamente finita lì. E infatti non è finita lì, perché la ricerca è proseguita e si è concretizzata in un libro assolutamente pregevole. Un libro nel quale Franco, con la sua innata, credo, curiosità culturale, ma anche la sua grande passione come ricercatore, come storico, un libro, dicevo, nel quale lui ha cercato, attraverso proprio una ricerca di documenti, di dare una spiegazione, di cercare di dare una spiegazione del motivo per cui quell'interessante documento poteva essere finito all'interno di quella scuola. E io ho percorso un po' questa storia che lui racconta, tutta documentata e di cui poi saranno loro stessi a parlarci. Ed è una storia che ci porta a considerare il nome di un architetto, un certo architetto Greppi, che è l'architetto che ha realizzato il Sacrario insieme ad altri, importante dire di Puglia, del Monte Grappa. E la curiosità è anche questa, che il nome Greppi è anche il nome dell'architetto che ha restaurato l'attuale Museo della Battaglia, anche se non c'è nessuna parentela da quello che abbiamo potuto appurare. E poi la storia ci porta ancora a considerare tutto quel mondo da cui il titolo di questo testo, di dolore, di sofferenza, ma anche di volontà di riscatto, di recupero e di reinserimento nella società, che è il mondo di tutti quei soldati usciti mutilati, invalidi,
dall'esperienza tragica del conflitto, fino ad arrivare poi appunto attraverso questo percorso al tentativo di spiegare, ma non lo dirò certamente io, il motivo per cui quel documento è stato ritrovato proprio lì in una delle aule abbandonate nel 2009 della scuola Sauro, messo anche in malo modo con il vetro rotto, ma recuperato all'interno di quell'immobile. Io ringrazio tantissimo Franco Gobbato per aver voluto portare a fondo questa ricerca e per essere qui oggi insieme ad un rappresentante, mi scuso ma mi sfugge il nome e non ho l'invito sotto mano, della Fondazione Mazzotti e del il dottor Stefano Gambarotto, che è presidente dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano del Comitato di Treviso. Ecco, li ringrazio entrambi per quello che adesso andranno a dirci e grazie a tutti quanti voi per essere presenti qui oggi. Buonasera a tutti, come ha detto l'assessore, sono Stefano Gambarotto e questa sera sono qui nella mia doppia veste di presidente dell'Istituto di Storia del Risorgimento Italiano del Comitato di Treviso e di direttore della Fondazione Mazzotti per la Civiltà Veneta. Vi porto anche il saluto del presidente della Fondazione Mazzotti, il professor Marco Tonon, che questa sera non può essere presente stante la contemporaneità dell'assegnazione del premio letterario Gambrinus Mazzotti, che proprio oggi viene consegnato a San Polo di Piave. Come ho conosciuto Franco Gobbato? Beh, tutti voi sapete che quando un autore, un ricercatore, arriva al termine della propria fatica letteraria, deve giustamente trovare un editore che pubblichi il risultato della sua ricerca. E noi sia come Fondazione Mazzotti che come Istituto di Storia del Risorgimento siamo stati ben lieti di farlo, perché da alcuni anni siamo attivi nel campo dell'editoria e proprio quest'anno, nel 2015, in occasione del centenario della Grande Guerra, abbiamo prodotto tutta una serie di pubblicazioni che poi sono state diffuse in allegato ai quotidiani, magari qualcuno di voi le avrà anche acquistate, e il lavoro di Franco Gobbato è andato ad arricchire ulteriormente il nostro catalogo e quindi per me è veramente un piacere poterlo presentare in anteprima questa sera. Il libro sarà disponibile da lunedì, però chiunque lo desideri può lasciarci il suo nome, il suo indirizzo, poi la Fondazione si incaricherà di farvelo spedire a casa e comunque poi cercheremo, nei limiti delle nostre capacità distributive, magari di renderlo disponibile anche qui a Vittorio Veneto in qualche punto vendita. Ecco, il lavoro di Franco Gobbato, di cui potete vedere la copertina alle sue spalle, mi ha colpito in modo particolare perché chiaramente non si limita a fare la storia di un documento di per sé molto importante come il bollettino della Vittoria, ma perché anche ha ricostruito puntualmente le vicende di tutta una serie di personalità che a questo documento sono collegate, alcune delle quali sono davvero, davvero interessanti. E la molla che spinge un ricercatore ad avventurarsi lungo i sentieri appunto della ricerca, perdonatemi il gioco di parole, è sempre la curiosità. Ed effettivamente trovare un documento di così grande valore storico, firmato poi con firma autografa dal principale artefice di un fatto storico ancora più importante, probabilmente uno dei più significativi della nostra storia nazionale, ovviamente non può che accendere la curiosità del ricercatore, ma anche nostra. Io non vi porto via ulteriore tempo, voglio ringraziare le persone che hanno lavorato con noi alla produzione di questo volume, chi ha corretto le bozze, i ragazzi che si sono occupati della grafica. È stata una corsa, ma alla fine ce l'abbiamo fatta e siamo ben lieti oggi di poterlo presentare qui in anteprima, ma non voglio rubare ulteriore tempo all'autore, quindi cedo senz'altro la parola a Franco Gobbato.
Allora, buonasera. Come ben diceva l'assessore prima, la scoperta del documento risale più o meno al 2009, quando un gruppo di genitori era stato incaricato di fare un'ispezione all'interno della vecchia Sauro, una scuola che risale, che è stata costruita fra il 1909 e il 1911 a San Giacomo, di fare un'ispezione di tutto ciò che era rimasto dentro e conseguentemente capire quello che poteva essere recuperato o poteva essere utile alla didattica nella nuova sede. Scusate che apro il PowerPoint. Ecco qua. E mi ricordo ancora che come dei bambini abbiamo cercato in un sottoscala e spostato del materiale didattico e ludico sopra una vecchia, un vecchio scatolone nero. C'era tutta una serie di quadri impolverati con vetri rotti e togliendo questi quadri ci siamo accorti che fra i vari documenti c'era anche questo, questo documento particolare. Un bollettino della vittoria, come si diceva prima, con firma autografa del generale Diaz. Attenzione, perché trovare all'interno di una scuola un bollettino della vittoria non è cosa così eclatante, nel senso che nel famoso ventennio il bollettino della vittoria faceva parte del corredo scolastico assieme alla foto ovviamente di Sua Altezza Reale Vittorio Emanuele III e l'immancabile foto del Duce. Quindi il documento è particolare ovviamente proprio per la firma e per l'autentica, le frasi di autentica che si trovano a questo livello. La curiosità, come diceva prima giustamente il dottor Gambarotto, porta inevitabilmente a chiedersi come mai un simile documento si trovi in una scuola sì di Vittorio Veneto, ma tutto sommato di campagna, cioè una scuola assolutamente secondaria rispetto a quella che poteva essere una scuola che si trovava nel centro della città. E quindi sono andato alla ricerca di quelli che erano gli indizi che il documento mi poteva dare. Dirò che il documento ha una doppia vita, la prima quella della stampa e così di primo acchito si scopre che in questo angolino qui vi è la stampa della casa editrice. Si tratta di una casa editrice d'arte, la Bestetti e Tuminelli, che funzionò fra il 1915 e il 1933. I patron di questa casa editrice erano Emilio Bestetti e Calogero Tuminelli, due editori e filantropi che dopo il 1933 seguirono tutta un'altra strada, nonostante sempre inerente all'editoria. Oltre a questo, dirò che cercando in un catalogo del 1930 di questa casa editrice sono riuscito a trovare la parte che lo riguarda e qui vediamo che c'è scritto proprio il bollettino della vittoria, riproduzione di gran lusso in gravure su disegno dell'architetto Greppi, formato, carta e prezzo. Allora, in gravure significa che praticamente è una stampa a pressione, una calcografia. E la calcografia ha quella particolarità che rende ogni singolo documento particolare, unico. E parlando c'è un'ulteriore particolarità, che le misure del nostro documento non sono precisissime, nel senso che ci sono 3 centimetri di differenza nel formato e questo può dar adito a pensare che sia una seconda riproduzione oppure l'originale, ma è un dubbio. E
Parlando poi dell'architetto Greppi, come si ricordava giustamente l'assessore, l'architetto Greppi è quell'architetto conosciuto, famoso per i sacrari, per aver progettato i sacrari militari più importanti che ci sono in Italia, come quello di Re di Puglia o quello del Grappa. E nel periodo militare, cioè dal 1915 al 1918, lui era nel corpo del Genio e fu assoldato, fra virgolette, dal Genio per realizzare delle acqueforti al fine di finanziare quello che era il sostegno ai militari feriti o mutilati. E nel 1918 gli fu chiesto di realizzare proprio il documento di cui noi siamo in possesso. C'è una piccola particolarità o curiosità che io ho voluto mettere nella prima parte, cioè nella prima parte di vita del documento, che è questo particolare in matita, che è scritto in matita sotto sulla destra della stampa. E è una di quelle classiche firme che io o annotazioni che io che mi piace definire elettrocardiogramma, tanto in uso al giorno d'oggi come scritta, e con un po' di fantasia si può leggere, si potrebbe leggere G. Greppi. Può essere un'annotazione di chi ha venduto il foglio, come può essere la firma dell'architetto. Non ho potuto fare dei raffronti, per cui l'ho lasciato come dubbio, l'ho segnalato come dubbio. C'è poi la seconda vita. La seconda vita nasce con l'apporto delle firme del generale e con questa scritta che si trova in basso a destra rispetto al documento, nella quale si legge: si certifica essere autografa la firma apposta sul presente comunicato da Sua Eccellenza il generale Armando Diaz, dalla sede del Comitato Lombardo per i Mutilati in Guerra, maggio 1919, il presidente G. Giacchi, il segretario Di Martello. Allora, questa ci permette di stabilire due cose. Uno, che fra la prima e la seconda vita, cioè l'attuale documento, passano circa 5 o 6 mesi, cioè novembre 1918, maggio 1919. E in seconda battuta ci dà degli elementi per poter cercare chi può essere stato il latore del documento a Vittorio, e sono quattro gli elementi sostanzialmente: uno è il generale, generale Diaz, l'altro è questo presidente G. Giacchi, l'altro è il segretario Di Martelli e non ultimo c'è questo comitato lombardo per i mutilati in guerra. Su chi sia il generale non dico altro che fu il capo di Stato Maggiore del Regio Esercito e che alla fine della guerra fu nominato Duca della Vittoria. Qui si vede, ho trovato una foto del generale con la sua firma autografa e questa è la firma che viene apposta nel documento, per cui c'è anche una prova, qualora ve ne fosse bisogno, calligrafica, che la firma è sostanzialmente la stessa. Sorpresa invece su chi è il G. Giacchi, e si tratta sostanzialmente, per dire e leggere tutti i suoi titoli, un ingegnere, architetto, grande ufficiale Giovanni Giacchi. È un progettista di Milano, qui lo vediamo, è questo sostanzialmente. È un progettista di Milano abbastanza famoso, che progettò gran parte della Milano anche di adesso. La sua firma, diciamo, più eclatante, che tutti conosciamo, è la Rinascente di Milano, ma fu anche un uomo di cultura. Qui infatti lo vediamo assieme a altri personaggi che sono il Dossi ed altri del movimento degli scapigliati a Milano. Della stessa Milano si occupò in una pubblicazione che è la Milano Tecnica, fu assessore del comune
fu presidente dell'Istituto dei Rachitici e cofondatore e presidente del Comitato Lombardo per i Mutilati in Guerra, componente del Comitato Lombardo per la Storia del Risorgimento e consigliere sanitario per la provincia di Milano in diversi mandati. Un personaggio veramente particolare. Devo dire che sia il generale che questo personaggio, che il prossimo che vedremo, difficilmente sono illatori del documento a Vittorio Veneto, perché nella maggior parte dei casi operarono nell'Interland milanese. L'altro personaggio di cui parlavo prima è l'avvocato commendator Diego Martello, che fu, qui vediamo la prova diciamo della firma, fu un valente avvocato milanese, curatore all'inizio di una rubrica legale di una rivista cotoniera e curatore fra l'altro legale di un accordo fra l'Istituto dei Rachitici e l'Università di Milano, e fu, cosa più eclatante, presidente del Consiglio di amministrazione dal 1939 al 1951 dell'Istituto Italiano di Idrobiologia del dottor Marco De Marchi. Qui infatti lo vediamo con la signora Curioni De Marchi, e per capirci cos'è divenuto questo Istituto Italiano di Idrobiologia, attualmente è una frangia del CNR, è l'Istituto per lo Studio degli Ecosistemi. Fra le altre cose, questa firma mi è stata fornita proprio dall'Istituto, e loro erano particolarmente entusiasti di scoprire cosa avesse fatto antecedentemente questo avvocato Martello, perché lo considerano l'assoluto padre dell'Istituto degli Ecosistemi. Rimaneva e rimane, come dicevo prima, escludendo questi come personaggi che possono essere stati illatori del documento a Vittorio Veneto, rimaneva il Comitato Lombardo, tentare di capire cosa, chi fosse e come si fosse mosso il Comitato Lombardo per i Mutilati in Guerra. Sono riuscito a trovare una relazione di questo Comitato Lombardo per i Mutilati in Guerra dalla nascita sino al 30 giugno del 1919 presso l'Università di Roma La Sapienza, e qui su questa relazione vi è scritto qual è stato il ruolo principe di questo comitato. Va detto, va anticipato, che Milano fu nella reintegrazione dei mutilati di guerra nella società, fu antesignano rispetto a quelli che furono i movimenti che si crearono nel tempo nei confronti dei mutilati. E si deve particolarmente a due personaggi, un certo Pietro Carmine e una certa Fanny Ottolenghi, l'inizio di quest'opera di assistenza. Va ricordato che i mutilati in guerra della Prima Guerra Mondiale furono circa 450.000, e questo comitato nacque nel 1915, cioè addirittura poco prima che scoppiasse la guerra per l'Italia, e già aveva sviluppato delle idee che adesso vi dirò per i mutilati decisamente notevoli. E riuscì nel 1919, riusciva a gestire con tutte le sue strutture 1000 mutilati, per cui un numero considerevole. E il comitato era strutturato, si può dire era strutturato in 5 fasi, dall'accoglienza nel reparto di primo concentramento a una seconda sezione di secondo concentramento che riguardava le cure chirurgiche e ortopediche, a una sezione degli allievi delle scuole degli impieghi, una sezione della rieducazione dei mestieri e una sezione di rieducazione agricola, alla quale fu aggregata più tardi
una officina nazionale delle protesi che è importantissima, dopo vi spiegherò il perché. Ecco, qui vediamo lo stabile del riparto di concentramento, di primo concentramento, nella quale venivano accolti tutti i mutilati e in base alle loro capacità e attitudini si destinavano questi mutilati, oltre alle cure, alla possibilità di essere reinseriti in una professione oppure di orientarsi verso una scuola. Invece nel reparto di secondo concentramento, che era l'ospedale ortopedico militare, e qui vediamo il reparto dei rachitici, che è il padiglione Corti, questo qua, e qui invece abbiamo due sale, una per la meccanoterapia e un'altra per delle cure specifiche. E in questo reparto ovviamente era un ospedale a tutti gli effetti, c'erano le infermerie, i reparti chirurgici, c'era addirittura la possibilità di gestire dei pazienti settici, c'era un padiglione di isolamento per le malattie infettive o contagiose, c'era una sezione di terapia fisica, una di radiografia e addirittura una officina ortopedica nella quale veniva ovviamente gestito l'arto iniziale. E la terza di queste fasi riguardava il reparto delle scuole elementari e degli impieghi. Durante la prima selezione che veniva fatta dei mutilati, in base a quella che era la cultura personale di ogni singolo mutilato, in base a quello che era la propensione o si vedeva quello che erano le attitudini, i mutilati venivano indirizzati alle scuole, ad una scuola elementare, ai corsi elementari, oppure e successivamente a quella degli impieghi, oppure venivano destinati a delle professioni. Per quello che riguarda le scuole elementari, va detto che considerate che siamo nel 1915, per cui l'analfabetismo era abbastanza diffuso, c'era comunque la volontà di questo comitato di dare, nel migliorare la vita di questi mutilati, la possibilità di dare a loro anche la possibilità da un punto di vista culturale. Nella scuola elementare veniva insegnato l'italiano, l'aritmetica, la calligrafia, la geografia, il francese, l'ordinamento dello Stato, l'organizzazione dei servizi pubblici, addirittura le operazioni e le tariffe postali, telegrafiche e ferroviarie, per dire. Poi chi riusciva a superare le scuole elementari ed era portato alla scuola, era portato allo studio, si aprivano due possibilità, c'era un corso commerciale oppure quello post-telegrafico. Nel corso commerciale l'insegnamento era quello della contabilità, della datilografia, della corrispondenza, del diritto commerciale, della merceologia, della calligrafia, il francese, la geografia, mentre in quello postale e telegrafico c'erano le leggi, i regolamenti, circolari che stabilivano il funzionamento degli uffici postali telegrafici, addirittura esercitazioni con le macchine Morse e da scrivere. E va detto che per incentivare lo studio, come fra l'altro era in uso già nelle scuole elementari normali, vi erano degli incentivi anche economici e ogni giorno di frequentazione della scuola veniva versato una lira ad ogni mutilato, mezza lira veniva data direttamente, mezza lira veniva tesaurizzata, sicché alla fine del corso si trovavano anche con un piccolo gruzzoletto di denaro. Gli esami si tenevano alla fine dei corsi e la scuola e il comitato all'interno della scuola era sede di esame. Agli esami partecipa, fra le altre cose va detto che dimenticavo, che c'era anche una forma primordiale di stage, nel senso che a questi mutilati veniva
data la possibilità di gestire in tutti i sensi, per quelli che studiavano, che facevano il corso commerciale, proprio una vera e propria azienda, sia da un punto di vista contabile che finanziario, con tanto di bilancio alla fine. Per quelli invece che seguivano il corso postale telegrafico, la possibilità di recarsi presso degli uffici postali e fare esperienza diretta di tutto ciò che era necessario fare all'interno di un ufficio postale. Si aprì a un certo punto anche una piccola scuola d'arte, perché si notò che alcuni di questi mutilati erano particolarmente portati, ovviamente per esperienze fatte mi verrebbe a dire in una vita precedente, nella realtà quando ancora non erano mutilati, e pensate che alla fine vi erano ben 11 possibilità di corsi che si facevano all'interno di questa scuola d'arte. Per capirci, potevano diventare disegnatori di tessuti e di ricami, incisori per decorazioni del libro, ritoccatori di fotografie e fotoincisioni, modellatori, cesellatori, decoratori di ceramica, assistenti di fabbriche, disegnatori di architettura, disegnatori di macchine, maestri di disegno e intagliatori e intarsiatori. Pensate quale varietà. Vi era poi l'altra sezione, che era quello dei laboratori di rieducazione o laboratori di orientamento professionale. Nei laboratori di rieducazione c'era la stabilizzazione di quello che era l'arto che veniva applicato alla menomazione. Fra le altre cose vedrete dopo, c'è addirittura un adattamento dell'arto che viene inserito, che viene dato al mutilato perché possa svolgere dei lavori particolari. Sembra quasi una tortura, ma nella realtà è un qualcosa che ha aiutato questi mutilati a inserirsi poi nella società. Poi c'erano, come dicevo prima, i laboratori di orientamento professionali, nei quali all'inizio c'era comunque una scuola di cultura generale. I laboratori erano laboratori di calzolai, di pelletteria, la sartorie, falegnamerie, la possibilità di lavorare la saggina, sellai, zoccolai, lavorazioni in vimini. E qua vi faccio vedere delle foto. Qui potete vedere, a parte una sala delle scuole elementari, qui abbiamo i falegnami, la sartoria, una scuola di calzolai. Poi qui c'è la lavorazione del vimini, delle scope e delle spazzole, gli zoccolai, la lavorazione dell'intarsi del legno. E qui invece vediamo gli sellai e la scuola di meccanica fina. Vi era poi la sezione agricola che chiudeva queste possibilità di orientamento per i mutilati. Voi pensate quanti erano a quei tempi fra i militari coloro che facevano gli agricoltori. E questi, spesso e volentieri, viene scritto nel rapporto, erano poco propensi allo studio e pertanto si era pensato di aprire questa scuola di rieducazione agricola proprio per poterli reinserire nel proprio lavoro, però non seguendo quelle che erano le tradizioni che una volta si tramandavano a livello agricolo, ma magari con cognizione di causa. Ovviamente a questi agricoltori veniva data la possibilità di trovare dei lavori all'interno della propria realtà più leggeri, adatti a quelle che erano la loro situazione attuale nella quale si trovavano.
voi pensate, veniva, voi pensate alle coltivazioni ortive, al fatto di dover fare le semine, i trapianti, gli innaffiamenti, tutta quella serie di lavorazioni, oppure alle cure stesse del bestiame che una volta erano normali, o animali da cortile come la raccolta delle erbe, la distribuzione dei pasti, la pulizia dei recipienti, dei locali, delle gabbie, l'allevamento dei suini. E veniva, adesso vi faccio vedere, applicato, ripeto, così a prima vista sembra una tortura, però veniva applicato l'arto, come potete vedere, con lo strumento di lavoro. E c'è scritto che questo adattamento dell'arto allo strumento di lavoro alla fine dava anche delle soddisfazioni al mutilato, perché riusciva, nonostante la mutilazione, a svolgere il lavoro che svolgeva praticamente una volta. Qui lo vediamo con una zappa, con una vanga, con il rastrello. Qui addirittura con una falce messoria, e di qua addirittura con un aratro, con una falciatrice e con una zappa a cavallo. Voi capirete che riuscire a rientrare nelle proprie abitazioni, non essendo un completo peso, poteva essere di stimolo nonostante che queste foto, ripeto, non siano proprio il massimo, perlomeno per noi, il massimo della uso il termine civiltà, ma pensate che fu istituito all'interno del Comitato Lombardo, furono istituiti dei corsi specifici. C'era un corso di agraria nelle quali c'erano delle lezioni di cerealicoltura, praticoltura, gelsicultura, nozioni generali sul clima, il terreno, gli strumenti da lavoro e i concimi, un corso di orticoltura, due corsi di zootecnia dove si davano delle nozioni per la gestione e la modernizzazione di una stalla, e la gestione del bestiame ammalato, l'assistenza di un parto, oppure anche per comprendere quelle che potevano essere le prescrizioni, le normali prescrizioni del veterinario. Ci furono inoltre due corsi di bachicoltura e un corso di apicoltura. E si pensò addirittura, per gestire il periodo invernale, che in agricoltura è quello chiaramente meno produttivo, di creare delle piccole industrie rurali con la lavorazione degli zoccoli, dei cestini e delle scope, che potevano essere chiaramente svolti in questo periodo nel quale il lavoro dei campi era decisamente fermo. Nasce anche, come vi dicevo prima, l'Officina Nazionale di Protesi. Le protesi erano a quei tempi un problema, nel senso che vi erano varie fabbriche che producevano delle protesi, però queste fabbriche, siccome una protesi era abbastanza dispendiosa, erano orientati a fornire la protesi, che comunque era un qualcosa di personalizzato, a chi poteva permettersi il pagamento della protesi stessa, e conseguentemente molti erano i mutilati che a quei tempi non avevano nessun tipo di protesi, e il comitato si adoperò affinché fosse istituita un'Officina Nazionale di Protesi proprio all'interno delle strutture del comitato. E verso il 1918 ci riuscì anche. Erano protesi più economiche che si avvalevano anche del consiglio dei medici, cosa questa che non esisteva fino ad allora, e fu questa una delle iniziative all'avanguardia per il tempo.
che poi fu copiata anche dalla Francia e dalla Germania, che si trovava sostanzialmente nella stessa situazione. E, tornando a quello che era il nostro iniziale punto di studio, cioè capire chi fosse questo comitato lombardo per i mutilati in guerra, dirò che leggendo un articolo del loro istituto, loro erano nati per assistere in ogni modo i mutilati e gli storpi della guerra, provvedendo alla loro cura chirurgica ortopedica, all'applicazione degli apparecchi di protesi, alla rieducazione professionale, al collocamento e alla tutela economica legale. Pensate, questo data agosto 1915, cioè veramente sono all'avanguardia rispetto a quelli che sono dimostrati essere i problemi che sarebbero sorti nel divenire della guerra. E ovviamente viveva della sponsorizzazione dei propri soci, e c'erano quattro categorie di oblatori: gli aggregati, i cooperatori, i benefattori e i benemeriti, in funzione ovviamente del versamento che questi facevano ogni anno. E vi era un comitato esecutivo composto di 60 membri, all'interno del quale vi era un consiglio di presidenza che eleggeva un presidente, quattro vicepresidenti, 16 consiglieri e due segretari, più una serie di commissioni speciali. C'erano anche dei sottocomitati provinciali. Quello di Milano aveva dei sottocomitati a Bergamo, a Como, a Cremona, a Mantova, a Pavia e a Sondrio. Per quanto riguarda le commissioni speciali, va detto che per risolvere il problema finanziario loro avevano una commissione per la raccolta dei fondi, ovviamente, che raccoglieva i fondi anche con il sistema di queste stampe particolari e preziose che venivano offerte al miglior offerente, brutto, però veniva date al miglior offerente magari durante delle feste. Si creò nel tempo addirittura una speciale commissione giovanile per la raccolta di questi fondi. Per l'attuazione degli scopi del comitato esistevano degli uffici amministrativi, per la rieducazione professionale invece una commissione di rieducazione, per l'opera di assistenza esisteva una commissione di visitatrici e di conforto, e soprattutto, ben più importante, c'era addirittura una commissione di assistenza per il collocamento post dimissioni, cioè che seguiva il mutilato fino al recupero del proprio impiego. Tutto questo, ovviamente all'interno del libro ci sono decine e decine di nomi di persone coinvolte, che non ho chiaramente fatto, e alcuni di questi cognomi potrebbero essere riconducibili al Vittoriese, però non vi è una certezza documentale di questo. Dimenticavo di dire che il know-how di questo comitato lombardo non è andato perso, ma nel tempo ha contribuito alla nascita dell'Istituto Ortopedico Gaetano Pini, che attualmente a Milano è un centro di eccellenza nazionale per la cura delle malattie dell'apparato muscolo-scheletrico. E, volendo arrivare all'epilogo di tutto quanto detto fino adesso, la domanda che ci facevamo all'inizio, che faceva giustamente anche l'assessore: chi, perché e quando è stato portato questo documento proprio nella scuola di San Giacomo? Da una prima analisi, sebbene non individuando la persona precisa, è ovvio che chi ha portato questo documento è stato legato o era legato in qualche modo al comitato e ovviamente alla nostra città. Potrebbe essere stato un donatore o un dirigente del comitato, un medico o un infermiere che ha lavorato all'interno degli ospedali, un componente del personale amministrativo o dei sottocomitati,
un insegnante dei vari mestieri, un ufficiale o un soldato mutilato che, avendo trovato una collocazione, ha voluto investire lui stesso in questo tipo di assistenza e poi ha regalato il documento alla scuola di San Giacomo. Non mi è stato possibile capire con precisione chi sia stato. Ho formulato anche un'ulteriore ipotesi, nata da tre punti, tre considerazioni. Uno, dietro il bollettino della vittoria, così come noi lo vediamo oggi, in origine aveva come spalla, cioè sotto il bollettino, vi era uno sviluppo di una foto di Giulio Marino, che è un fotografo locale che operò nella nostra zona, che ritrae la piazza del Popolo il giorno 30 ottobre del 1928, nel decennale della vittoria. Questo può far supporre che il documento sia stato regalato ovviamente dopo il 1928. Seconda cosa, l'intitolazione delle scuole elementari, delle scuole rurali elementari, fu fatta con un decreto polveristerile del 1929 su proposta del direttore didattico di allora, che era un certo Bartolomeo Virgilio. Terza cosa, uno dei documenti presenti a San Giacomo è una stampa di Enrico Toti. Enrico Toti era il titolare della scuola elementare di Carpesica, e dietro a questa stampa, vi è, qui non vedete assolutamente niente, è sviluppata malissimo, ma vi dico io che c'è scritto 21 febbraio 1932, anno decimo, alla scuola di Carpesica invio l'effigie dell'eroe a cui sono intitolate, direttore B. Virgilio. Qui si potrebbe supporre che il direttore, proponendo l'intitolazione, abbia anche voluto magari regalare lui stesso il documento di cui abbiamo parlato fino adesso. Il direttore fu attivo dal 1910 al 1932, e era nato a Bassano e emigrò a Venezia nel 1937. Non partecipò alla guerra, e chiaramente per periodo sembra strano che lui sia venuto in possesso di un documento simile, anche perché operò praticamente sempre qui nel Vittoriese, mai in quello di Milano. Però, volendo andare oltre, lui si sposò nel 1916 a Marino di Piave con una certa Bifis Maria. E la famiglia Bifis a Marino è una famiglia di proprietari terrieri, e annovera fra i componenti della sua famiglia un certo Pietro Bifis, che fu medico durante la Prima Guerra Mondiale, plurimedagliato al valore, e diventò anche onorevole del regno, e poi gestì l'ospedale di Treviso fino al 37, anno della sua morte. Un'ipotesi come un'altra, non c'è nessuna prova documentale, non sono chiaramente andato oltre. Pur non avendo scoperto chi è chi può aver donato o dato questo documento alla scuola di San Giacomo, devo dire che il viaggio fatto attraverso questo documento, che rappresenta
la vittoria. È stato un viaggio decisamente prolifico da un punto di vista di notizie, perché ci ha permesso di scoprire tutta questa serie di personaggi che hanno lavorato di volontariato, di assistenza, nei confronti di persone che, facendo la guerra, subendo le atrocità della guerra, hanno sofferto e hanno comunque avuto la possibilità, attraverso questi altri personaggi, di trovare nel tempo una integrazione nuova nella società. Grazie. Se qualcuno vuol fare qualche domanda, adesso l'autore è senz'altro a vostra disposizione. Prego. Allora, l'Istituto per la rieducazione dei immigrati sicuramente ha avuto un'impostazione per cui molto. Vuole avvicinarsi al tavolo, così sentono tutti. Allora, ci ha illustrato molto ampiamente, mi sembra, l'impostazione data all'Istituto per la rieducazione dei mutilati, che a mio modestissimo parere mi sembra estremamente illuminata per quegli anni, pensando un po' a come era gestita storicamente anche l'Italia. Quando lei ha fatto questo studio, penso sarà rimasto colpito da questa impostazione di rieducazione non solo a livello motorio, fisico, ma mi pare anche a livello culturale. Allora, domanda un po' così, quali sono state le sue reazioni nel confrontare questo tipo di impostazione data per quegli anni? E qual è il suo giudizio dato confrontandolo un po' con i tempi che stiamo vivendo? Ecco, questo mi interessava sapere, conoscendola. Grazie. Beh, devo essere sincero che la domanda va a puntino, nel senso che indubbiamente mi sono detto che nonostante la disgrazia, voglio dire, questi hanno avuto delle opportunità mostruose per i tempi, perché la cultura a quei tempi non era certo elargita nel modo in cui veniva elargita alla popolazione normale. Con i nostri giorni il paragone è effettivamente notevole. Non ho voluto approfondire la cosa, nel senso che oggi parliamo tanto di assistenza, di volontà di assistere, di modernità dell'assistenza, e credo che è un argomento che meriterebbe sicuramente un ampio dibattito, perché effettivamente non sempre siamo, non voglio dire a questi livelli, ma difficilmente ci avviciniamo a questo tipo di generosità, di volontà di assistere, di volontà di essere sempre presenti con gli ammalati, di capirli, di gestirli, di dargli la possibilità anche di avere un futuro. Credo che siano stati all'avanguardia e credo che questo libro possa essere anche, lo dico, spero, senza prendermi meriti di sorta, ma possa essere utile anche per chi oggi opera nel mondo dell'assistenza. Ho quello che mi aspettavo.
altri, se non ci sono altre domande, io direi ci spostiamo sotto nella chiesetta di San Paoletto per un breve brindisi, e chi vuole prenotare il testo ve lo mettiamo. Grazie. Grazie a tutti per la vostra presenza.